Riscaldo vi do un caloroso benvenuto da parte dei Reanti Senza Tempo, che stasera vi presentano la commedia brillante in due atti di Remo Romeo, ovvero Parenti Serpenti. Non vi troverete le brochure sui sedili perché abbiamo deciso di la brochure farvela cantata. Come vedete c'è una chitarra e una sedia. L'introduzione sarà fatta da uno dei nostri attori, ovvero Giuseppe Crescenti. Allora, volevo ringraziarvi per essere stati qui stasera, perché noi cercheremo di fare del nostro meglio per farvi fare quattro risate, perché come sapete il riso fa buon sangue. E oltre a fare buon sangue, stasera voi state contribuendo a far sorridere qualche altro meno fortunato di noi, perché l'incasso sarà devoluto alla mensa dei poveri della città. Grazie a voi, fatevi un applauso. Quando vuole, maestro, puoi cominciare. Buonasera a tutti, vi invito al dovuto raccoglimento perché il testo è molto impegnativo. Chissà gentili pubblico, sentite la pitta vera. Chissà signori, ma è una storia che pare vera, è fatta di gente seria, onesti e rispettati, e di quattro scansafatichi che si sentono sfortunati, adiati. Ti avevo avvisato. Pure che un buon cristiano, ma vissuto una specie di difetto, vuole aiutare sempre a tutti i tanti dinari, purtroppo affetto, aveva con materi tutti anni, con gli amici e chi parenti caci, c'è con sempre i soldi e non vuole mai fare niente. Iarina, sogno, senti più drizzi, capi più vizi, la rosa marina, ci piacciono i festi, l'alta moda, per i vestiti con tutta mattina, per frequentare un certo ceto, e matrimoni autolocati, non vada squisi, non senti ragioni, tanti soldi sogni soffrati. Poi di plutoni chi vuole fare acquisti importanti, se manda scaccia di sonnichieri non dispongono mai di contanti, compra vendite case terreni, investimenti affari futuri, fanno progetti pensati seri, tanto di soldi c'è sempre tui. Salvo un mischino mi è strutturato, ciabacchio però non ne vuole mangiare, un lot di gatti speculazioni da qualche maniera stava arrangiare, a vita testa un sacco di pensati, pulisce fare l'imprenditori, più ci pensa ci mette l'ingegno, tanto di soldi c'è Salvatore. Fine moglie adorata ci dice sempre non sbattere i soldi, fra una cianciuta e una sforbiciata, in ciascun modo a tutti gli imbrogli, cianciando un marito che crede morto, va disprezzando un paio di denari, non ci interessa di lussi e ricchezze, si sta valutando non può che amare. Chissà gentili pubblico se sentisco di davvero, sta storia qua piano scherzando non insegna a tutti una cosa vera, per chi come dice un proverbio, con gli amici e chi parenti, ne conviene a tutti quanti, non cattare, non pillare niente. Per chi come dice un proverbio, con gli amici e chi parenti, ne conviene a tutti quanti, non cattare,
non vinnere niente. Liberamente. Tu sai che tu mio cuore non hai un segreto. Oh, pensa,
con quando non c'è ita, io ho avuto tutto questo. E perciò parlare apertamente del corpo. Veramente ti devo dire che mi hanno offerto un terreno fuori città a prezzo eccezionale. Poco denari, poco denari. E poi io, dopo qualche giorno, puoi venire a pagare un doppio. Oppure, che ne saccio, ci fai una vendetta piata, oppure ci fai un magazzino, insomma, che non puoi trovare. E sciano io non saccio però di sta vendita eccezionale. Perché io sono un fumato di tutto cose che mi succede nel tuo paese. Veramente, frate, che ti la verità, non si tratta di un terreno defragabile. Ah no? Allora è un terreno agricolo, a pasto. Ma lo sai come vanno queste cose? Una bustarella, tutta una frutta a banco, una picca d'olio, un tanto di ingranaggi e i gatti in tavola si cacciano. Perciò non è più un affare eccezionale come dicevo tu, Antura. Ma comporta un grosso rischio e naturalmente di mia. E tu sicuramente sei venuto qua per chiederebbe aiuto, non è così? Veramente, oh frate, io e Maria per ora stiamo passando un bel periodo, sai, e abbiamo problemi di liquidità. Sai, i tempi sono tristi e non consentono. Però ti posso assicurare che è un ottimo affare. Va bene, vedremo, attorno, vedremo, ma grazie. Ah, grazie. Grazie. Ci vuole un po' più sugli angiocare delle tue cose personali. Non so, non so, non so, non so, scusate, non so, non so, non so, non so, non so, ma veramente stavolta, a dire la verità, sta facendo fare un po' con la mia. Sicura mia fare un po'. Sì, sai, si è fatta solo della manciata dei soldi. Qualche milioncino di qua, qualche milioncino di là. Tu non ti devi occupare di niente, di niente. Ci pensa tutto tuo fratello. Lo sai che tipo fratello di quello? Oh, un momento, io non mi sono scialzato che tu sei elegantissima così. Ma che fai? Ma cosa stai dicendo? Tanto tu ci devi dare soltanto una procura a comprare. E i soldi? Ma no, ci pensa con tu. No. Non ti preoccupare. Ma io ti raccomando. A sto momento non ti andate a donare. Perché stamattina hai aggiunto questo frutto in tuo giornale, ora hai aggiunto le laure e non hai un anno ben disposto. Siamo lì. E sentiamo. Ma di che stavo? Ma lo saprei. Ma chi sono te che fai? Non mi chiedo così elegante. Come stai, caro padre? Come stai, solo come stare? Male, malissimo. Salutiamo tutta la compagnia, me ne posso andare? No, puoi stare, lui mi sta mannando, vero Maria? Sì, andiamo lì. La critica è venuta a fare. Andiamo lì. Sì, andiamo lì. Oh, aspetta. Come stai? Mi frate, non basta. Ti saluto, solo ti saluto, ma ti lei fa male, malissimo. Oh. Dico io, a me c'è il vicino a giocare, un ciaio, bene, sei, secondo. A me da. Ma non ti ne ho più un figliolo di impiego con muo, sai? Ma c'è, tu fai altro. Che cosa? Ma che esatto? Speculazioni. Usavo quali auto blocchi, ora sono
senti, guarda, come suona la testa per esterna. E non vedere che tu ne vai, guarda, non vedere. Non vedere che tu ne vai. Ancora a caso. Che parla. Ancora a caso. Sai cosa si dice? Passa davanti, dentro la rete, sta uno su te. Donna, ma poi non si può parlare, ogni volta tu devi bucare sempre niente fuori. Ogni acida, gli acida, ma che ci vogliamo fare? No, ma che ci vogliamo fare? Ma che ci vogliamo fare? Ma mangiare il nostro scaldone anziché niente. Oh, ma non prendo un ballo ancora, vuoi parlare? Sì, vuoi parlare. Guarda tu, mattino, mattino. Sì, io, a me da... Ma guarda, se vuoi, sì, guarda. Un cavallo, fisso è il piego. Ma come va andato? Come è andato? Guarda, non ci passare questa mente, non si può passare. E chi da va, cavallo? Ma come va andato? Ora, concorsi, concorsi che non mi vuole più. Io sono andato in limite d'età. Oramai, a fare un cosa, a fare camminare a testa, ma a montare qualcosa. Insomma, marranciato. Ho capito, hai visto il nostro pensato. Salute, vedete? No, uno come serve. Una è più sconfiuta e l'altra. Ma stavolta no, ma chi stavo d'accordo con di cui? Ascolta, senta mia, e ti faccio capire subito subito. Poi tu avrai presente, no? Questo paesino di montagna, esperto di cascone. Ecco, ora non c'è nessuno. Vuole dire che non c'è nessuno che si occupa del trasporto delle merci per questi commercianti di questi paesi. Ora dico, è possibile mai? È possibile mai? Certo, è complicata la situazione, chi andrà sulla a ferrovia e non ci può chiamare, come fa? Mi corriere tutti gli strati, tutto, cose, curve, eccetera, e quindi appunto quando c'è la già questi cristiani, e magari mettono un'occasione, diciamo, anche di guadagni, e dopo arrivo io, e tu mi vorresti fare tutto, ma che vorresti fare? Come? Ma pensa come sarebbero contenti questi qua, se qualcuno si occupasse del trasporto delle merci per loro. Intanto tu bene tu bene e cominciamo a fare avanti di questi paesini sperduti al capoluogo. Sì, sì, tu non ti devi preoccupare di niente, sì. Ma fai su favore, noi saremo soci, io ti aiuterò, tu metti soldi. E tu ti dica, no, no, non è possibile. Tutto questo che siamo, superando i limiti d'età, non è possibile, no, guidiamo tu belli a onisti. Ah, e mi sto pagando sempre io? Sì, certo, ovvero, però sai come tu ti fai i guadagni di più ti fai delle spese, no? Sì. Tu delle spese. Ah, beh, pensavo. Sì, le spese ho cominciato su un assai. Spatti che ci vuole un sacco di soldi per cantare il tuo cane, no? Ti rendere conto che ci vuole un soldi per pagare l'autista che guidano i cani. E poi i conciugoli, i tasse. Ma dimmi una cosa, Salvo, come pensi che mi restituisci questo prestito, Giovanni? Prestito, Corsi! Prestito, sta parola la canuccia! Non so zio, ti ho detto! Ma come no, prestito? Se ti suonare il prestito? Io non conosco questa parola, non l'ho trovata questa parola. Non conosco questa parola? No. Senti, e tu metti i soldi intanto, io metto il mio impegno e il mio ingegno, poi leghiamo le spese, no? Io non ti vedevo a metà, 50-50, che ne sai, facevo 40-60 per esempio. Ah, per esempio? A volte, siccome tu sei generoso, sei buono, poi ce ne vale male. Potremmo fare 30-60. Oh, va bene, ma è importante che ti vedi a metà. Lascialo risalire con qualche giorno, va bene? E poi tu mi dici, ma è possibile mai? Tutti i modi ti vengono qua e ti propongo una cosa, tu ci ho pensato, ogni volta che mi facciamo pensare. Oh, sai che ti dico? Pensaci. Sai che ti dico? Pensaci. Va bene, come stai? No, e finisci di bene con tu. Guarda che suonava la voce. Mi dico, ciao, anche ora stavo benissimo. Assolutamente. Ciao, ciao. Adesso ci cammina di stare. Abbiamo avuto 40, 60, 170, di suo tempo. Lo so, non c'è. Ah! Ciao caro cognato! Ah, che bello visto! Oh, ciao!
Ciao Giuseppe. Ciao Pietro. Ciao. Ringraziamo il Dio. Andiamo a Ma non potremmo lontano. Magari si posso potessi un andare di meno. Lui non sa chi mi soldi con i centri cristiani baciati dalla sorte. O signori ci vanno vana come mamma vecchia. Dice chi è la soluzione? Sì, tu fra, che pozzeriai? Non hai figli di Cristo da mani tenero, da taccio un trovamento sotto. Non avevo figli, con tante esigenze. A scuola, i libri, i feste, l'amici, l'eleganza. E noi apparteniamo, come si dice, a un certo ceto di noblesse. E se un cosciente appena un certo decoro, facendo pagare all'auce. Ma non capisci, capisco io. E che entrate, mi dico un capo, dice, non so fare. Mi giuriato, ma c'è la somma. In prestito, naturalmente. In prestito, come tutte le altre volte, io non la mia nave, se non mi fratuzzo dorato. Chi mi vuole tanto bene che non ci facevi per figli. Va bene, soluzione. Fatisce tutto discorso. Sai. Vai. Sto quasi fino allo stadio senza mangiare. Sai che sono importanti, eh? In alto modo. Sai, tra poco si sposa a vita di parole di Lucia. E devi c'è un grande onore. Chi non mi fida, mi amo tutta famiglia. Ah, complimenti. Capirai, gli spuse, le modate. Tanta grazie, un palazzo! Noi abbiamo bisogno di altri nuovi, eleganti, di alta moda, non è che potremmo spugnare, dobbiamo mantenere un certo decoro. Se vuoi ti posso suggerire degli indirizzi dove troverai tutto e bene, se per Cristo mi conosciuto io. Un paternale soffrante, come già da accennavo il ciccino, lui per ora è impegnato in certe speculazioni. Stai vedendo? Però ti renderanno un sacco di soldi, ma alcuni. E se come per il momento non disponiamo di contanti, non sa Mattia, mi fai sto piccolo prestito che ti renderemo con gli interessi. Con gli interessi. Ma se non avete venuto mai manco capitale, no, non parlo di che se le sciana, io parlo con le frate, chi è un paesango? No, ma che è una soluzza? Se non avete manchi soldi per fare questa spesa, non sarebbe meglio sto matrimonio quando non ce l'ha più. Ha così risparmiato soldi e interessi, e poi lo cattà di vestiti. E tu prevedi tutto solo. Muto sacco, rinunciasse a questa grande opportunità di entrare nell'alta società solo per chi non lo fa il piccolo resto che con tia chi è, con tutti i gran soldi chi hai. Ma vale che ti hai sempre aiutato in passato, ma le cose più semplici. Ma così ti ci aiuta, poi bisogna vedere. Cioè tu non ti hai sempre dato in guarda a sconfisciare. Ma di cuo, ma perché non te fai a farlo d'oro? Ma perché questo non so fare me. Oh. E mi facciste mettere la testa. Oh, piuttosto, perché non pensa a tutti i soldi che tu c'è un altro raspato in casa che lo avrà. Il campo sulle spalle che mi fa tutto. All'occorrenza, a lingua, l'aria, pure per me. Calma, calma. Oh, guarda, soltanto, vediamo più che potremmo fare, va bene, va. Oh. E io piuttosto non è una cosa, perché mi sono mangiato tutto questo. Ci scuserai, ma noi abbiamo molte cose importanti da fare. Magari ci vediamo tra qualche giorno. Sì, sì. Allora, ci ha cazzato qualche anno. Avevo appuntamento già come figlia di amore. Quando vieni, ti dici di non avere una casa. Che tanto salute! Che tanto salute! Andiamo a fare un po'. Ma non è che ce la piazza.
soldi, viva la bandiera, vedi? C'è sopra la bandiera.
Pace, che poi ne sappiamo più sciareato. Oggi mi pare di essere diventato un macello di professione. Visto che tutta ha avuto un piacere, mi vengono a casa, ma si sciarino un anno e più ci dico. Bene, lasciami in pace di zio. Oh. Di là noi! Sono pisciati allora! Non dirami di capire! No, zia, tranquilla! Tranquillo! Andiamo! Andate! Non c'è amicizia fra loro, né fra avanti né fra vittori. Ah, allora non capisco niente. Ma se non c'è amicizia fra noi oggi, come ci vuole essere amicizia fra i figlioli? A cupe e noce. E chi siamo noi che ci dà un esempio? I figlioli, che fanno? Ora che hanno un lavato, che ne dico? Si vede che bisogna fare così se i zii, i crani si comportano in questa maniera. E chi ci vuole fare? Ma poi dite che sono brutte, ma se io non con l'auge, oh, ci prendi una cosa, un auge ci non dà pure, e così via. Continuiamo. Ma io che ti dico sempre, non sperperare i soldi, non regalare i soldi. Ma non è perché non avere figli, tu picchi i soldi in sciatto così. Ma sai che ti dico? I soldi sui tuoi e fai quello che vuoi. Pensionato caduto in catalessi si sveglia all'obitore. Non c'è niente. Ma se dici mi cagno solo a pensare. Ma se si svegliava lì, quando era chiuso, in sciacca. Oh, Agata, ma raccomando. Quando ne dava mia ora dei nemici per due ore, quando lo dava ci vai. Perché io mi scampo assai che non può succedere. Ah. Tanto visto non può succedere, perché l'unica grazia è che ci cago sempre lo sicuruzzo e chi per un uomo moro per le dia. Non ha potuto a sto dolore ma ti vedo morto. E tu, ora darà a me a sto dolore ma ti vedo morto. E non ha un signore carne. E poi, io sono il di via e per forza non l'ho privata di via. Non voglio dire, e come un motto in casa. Non sai cosa sentire che come dicevo l'altra donna io. Cosa dire? Non lo voglio tornare uno spiego. Ho potuto sapere. Sono un po' sentire dall'antilà ma nel motto di come dicevo l'altra. Thank you.
dai, non ci sia una scuola di quello che spingi sento giù. No, no, no. Ti prendo una palestra solo. Ti sento male, non davvero. Davvero? Sì. E chi hai? Ma, colazione, vertigine, un dolore in tuo braccio, un più sul tuo cuore. Che vuoi? Chi è? Chi è tu? Però ma non cazzo, non mi ah, Aspetta che c'è dentro, aspetta che me la so studio. Va bene. Ah, ma me la pronto, tutto lo posso vedere. I miei parenti mi conciono come una guerra.
senza vivo un minimo d'aspetto, di rispetto e d'amore verso di me. No, se tu sei un amico mi devi aiutare, io devo sapere adesso che è onesto e quel disonesto. Dimmi no. E tu chi è? Ah, io devo andare a sentire, mi raccomando. No, perché non così tutti di vita mischina. Ci metteria quando sono tu. Magari tutti e due, però, Ida, non sa fingere. Non era brava attrice. E se non riesco a scoprire subito. È tutto, se ne via abito. No, mi dispiace, tu mi addolorato. Ma la cosa deve essere reale, convincente. Ida non aveva a sapere niente, se no tutti scoprivano subito subito. Ma come farai a stare immobile per tutto quel tempo senza farti accorgere forte? E lascia fare a mia, che ti interessa? Io sarò un morto perfetto. Ti ricordi quando andavamo a mare sott'acqua in apnea a pescare? Ma quel tempo sono passati! Quanti cazzo si deve incidere? Ma non lo so! No, ma io buona! Ma è nato sempre sulla settimana passata, con profilo tu che c'era a mano a Cicilia. Però io sono allenato. E poi, quando sarò solo, vedrò io la maniera di prendere un bel poco di fiato, di aria e farmi il piede di polmone. Ora, purtroppo. Ma io lo so che sei combinato con la crosta. E se ti scappavo che bisognino? Hai la tua casa, ne saresti stato. E va bene, non fa farlo di sopra o più che ce ne sarà bisogno. Che ci vuoi fare? E dimmi una cosa, e se tuo mucchiere invece non si fida della mia diagnosi e vorrà consultare uno specialista? E se tu lo portano sputando? No! Assolutamente non te ne accadrà, non succederà mai. A parte che Ida ti aveva tanta fiducia come medico, anche perché quando me non mi cerca mai una lista di pagamento. Mi scappai dall'ambulatorio, poi mandare un specialista, non esce da 200 euro per farli ammazzare, e quindi mi aspetta a scattare. No, se sei amico, vieni in ospedale e ti ha la massima fiducia, magari che tu mi ammazzi, Ida ti ha la fiducia. E poi, puoi mandare all'ospedale. Questo è proprio da escludere categoricamente. E chi lo sa che cosa deve fare in ospedale? No, ospedale, stavamo a morire prima, ti ammazzo in su. Io sono già morto, come lo fai? Mi sento certitudine di Ida, poverale, ma che figura mi fai fare? Quando si saprà tutta la verità, non avrò mai il coraggio di guardarla più in faccia. E va bene, non te lo stai una bella guardare, scusi. Oh, e poi però la pensiamo a lui, dice. O domani, pensiamo domani. Guardate qua. Allora, c'è un testamento temporaneo, si capisce, eh? Ma io ci continuo a notare che anche a me, ma guardate, il casale mi giocava. Tu, ci dice ad Agra, che mi hai visitato, che mi hai visto affaticato, un po' stanco, la pressione alta, di più, altissima, e che ho assoluto bisogno di riposare, senza che mi muova e che nessuno mi disturba. Poi ci fino a qui, e tornerai fra un paio di ore per un nuovo controllo. Ma io non ti darò il tempo, perché l'esito letale sarà prima, morirò prima. Mi raccomando, altro tutto dipende di me, non fare sbagli, fai attenzione, no. Perché se sta apposta, perché se tu sbagli e ferisci al fede, io ti cancello dal mio testamento. Cosa devo a fare per accontentare un amico? Senti, dai. Donna Agata, puoi venire. Non ho trovato tu in buone condizioni. Ma non ti abbagli. No, io sono animata del libro. Ospedale non ci vuole. Tutti ma venite a cercare soldi, tutti io a cercare soldi. Sì, lo so, tu mi hai raccontato, mi raccomando, assoluto riposo, massimo riposo. Non lo faccia vedere da nessuno. Se vieni qua. No, non siamo giunti ancora a questa gravità. Non si preoccupi, per l'ospedale no. Non lo fare girare. Però, le consiglio una cosa, non lo faccia vedere da nessuno. Dovessero venire, ti calci un po' modo, anche a calci nel posto. Ma ci fanno una camomilla. Ma anzi, piuttosto, guarda, un'unica cosa mi deve fare, un bel clister. Mi raccomando. Ma che non mi dia coppa,
guarda. Senti, che ti sarebbe di capo? Non pagavo il buonanotte. E con loro che mamma muso i pesci di bravo. Tu non si picchia sotto, che ha. Tutto, ma mi stai facendo morto. Mi ammazzo a tutto, stai ammazzando tutto. Ma che dici, non mi fa raggiungere. No, ammazzo a tutto. Io in bravina. Se nasce e se muore. Sta parente e lo sconsiderato dei miei frati.
momenti disperati, vedi? I denari dalla strada non puoi fare che ti vuoi tributti a Cascuma, no, non esiste, ciao dalla strada. Maria, ma da me va dicendo che fare, per dove? Ah!
me solo, a tu chiedi, e poi è l'unica che ti posso sempre bene. E tu sai sempre, 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 sempre. Non sarà facile, ma con guida, eh? No. Ti con guida, e tu mai, e storie, tu vedi, e la testa d'anno. Però, e ora di sta usura, e io ho ganuscio, e si faccio come lo relazionare. Aspettava sempre un momento giusto di dimostrartelo, eh? E
e che sicuramente sei in paradiso, mi vedi e mi senti e comprenderai il mio affetto e la mia sincerità. Ma... 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 Ma...
tutta la giornata. E mi ha dato un'idea che finisce un po'. Ti devo mandare in posta. E tu, fascista, porta sta con me. Fascista esce 250 cristiani da casa, non ti devo mandare a venire e non te la vieni con il tuo occhio. E sì, hai ragione. Io, lui è vivere sempre i meriti. E a me, come un sasso, io volevo fare la rivoluzione. C'è deciso, signore, adesso non lo vedo mia, ma che non lo ammazza. E qui ho un buon di questo. Doveva essere una funzione vera, e tu soprattutto, non essere naturale, credi? È molto felice. Chiedo perdono, sono molto addolto. Ma io mi chiamo morte, deve la cuore. Ma chi sono avanzati? E va bene, e se vede che seguirà, quindi va a farmi perdonare. Oh. E poi ragazzi, state tranquilli, perché non vedrò io la zia a tutti i vostri bisogni. Io ma gli studi e poi una macchina c'è. Si fa? E poi non si sposano, provvederemo noi a tutto il corrente. Anche la andiamocene a festeggiare e pagano voi. Grazie a tutti per la vostra attenzione e vi presento gli attori. Il dottore Musumeci Gaetano Gemelli, il notaio donna Valeria Caterina Re. I tre nipoti, Giovanni Calaprò, Tina Pilato, Santina Restruzza. La sorella e il cognato, ovvero Basilio Di Pietro e Gentina Ambrogio. Il fratello e la cognata Maria, ovvero Antonio Scuderi e Rosalba Massaro. Un frate di crostaccio imprenditore, Salvo Giuseppe Crescenti. E per finire i padroni di casa, ovvero Turi e Agata, Angelo Pantanetti e Lucia Rizzo.